Pezzi unici. Trama, ultima puntata. Vanni accusa Jess della fine di Lorenzo. Pezzi unici è arrivato alla sua ultima puntata. Poco prima di Natale si conclude questa fiction davvero molto originale, che ha combinato le sfumature di giallo legate alla morte di Lorenzo, a racconto di tutte le difficoltà di ragazzi dal passato difficile. Al centro di tutto Vanni, che decide di indagare sulla morte di suo figlio. Prima di scoprire la conclusione della serie, facciamo un passo indietro. Pezzi unici, dove eravamo rimasti? Durante un litigio con Valentina, Lapo le tira uno schiaffo. Questo è l'inizio di un drastico peggioramento nel rapporto di tutti i pezzi unici. Valentina promette di non perdonare mai più il ragazzo e di non rivolgergli più la parola. Vanni parla con Carlo dei suoi dubbi sulla morte di Lorenzo e gli manifesta la sua intenzione di recarsi presso il capannone per cercare altri indizi. Carlo cerca di dissuadere il bottegaio, che però decide lo stesso di andare sul posto per trovare finalmente la verità. Anna capisce che il rapporto tra i ragazzi è peggiorato e ne parla con Vanni, che decide di fare una sorpresa a tutti loro, portandoli da un sarto che regala a ciascuno di loro un vestito. Intanto Jess arriva alla casa famiglia e si sente molto male, e instaura un legame particolare con Carlo, al quale dà un bacio. Pezzi unici, trama, ultima puntata. Vanni crede che Jess sia colpevole. Vanni, che ormai è andato molto avanti nelle indagini, si convince definitivamente che la responsabile di quello che è accaduto sia Jess. Quest'ultima, insieme al suo ex marito Lucio, avrebbe coinvolto Lorenzo in un atto illegale che poi lo avrebbe portato alla morte. L'ipotesi della partita rubata di sostanze stupefacenti diventa sempre più valida, ma dietro tutto potrebbe esserci proprio Jess, quindi a monte la responsabilità sarebbe sua. Vanni l'accusa direttamente, senza però rivolgersi alla polizia, e quest'ultima continua a sostenere di essere innocente e che non avrebbe mai coinvolto intenzionalmente Lorenzo in un qualcosa di così rischioso. Il bottegaio non crede alle affermazioni della giovane e la caccia dal laboratorio, dicendo che aspetterà che le indagini ufficiali facciano il suo corso, ma di essere già convinto. Intanto Lapo si adopera per farsi perdonare da Valentina, ma la ragazza continua ad essere irremovibile e apparentemente determinata a portare avanti ciò che ha sostenuto sin dall'inizio. Uno schiaffo è un affronto troppo grave. Per la prima volta Vanni ha un forte scontro con Anna, ma non è affatto legato al lavoro. Pezzi unici, trama, ultima puntata. Jess riceve un messaggio dal cellulare di Lorenzo. Jess riceve un messaggio inquietante dal cellulare di Lorenzo e si convince che Vanni abbia ragione e che sia Lucio il responsabile di quanto accaduto. L'artigiano rivela alla ragazza una notizia che le fa molto piacere. Lucio è stato finalmente arrestato. La polizia ha iniziato a dare retta ai sospetti di Vanni e vuole riaprire il fascicolo sulla morte di Lorenzo, non credendo più che si sia trattato di un suicidio. L'ispettore Sarti scagiona però molto rapidamente Lucio. Quest'ultimo si trovava dietro le sbarre quando Lorenzo è morto. Ancora non è chiaro dunque chi abbia tolto la vita al giovane, ma il colpo di scena è letteralmente dietro l'angolo. Vanni intanto comunica ai pezzi unici che il corso è terminato e che dovranno imparare a farcela da soli, in quello che è il mondo reale. Un mondo che può essere anche più spietato di una casa famiglia. Chi è responsabile di quanto accaduto a Lorenzo? Vanni riuscirà a scoprirlo? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.